Bene, stavo osservando questo video di quando si dovrebbero sganciare con lo SpaceX di Elon Musk, che vedete qui. Ok, lo vedete chiaramente, ma fra questa immagine che stiamo vedendo qui, che viene trasmessa, vediamo che la Terra si trova in posizione sotto la capsula, ma se torniamo a questa immagine, invece la Terra si trova a 90 gradi di differenza fra la capsula, eppure se andiamo a guardare bene è esattamente quello che si vede qui. Voi avete una spiegazione perché non è un fotomontaggio questo che vedete, assolutamente, è proprio una diretta. È in streaming perché la vedete qui sotto, è la spedizione 67, lo SpaceX 3. Torniamo indietro, rivediamo qua, vedete dove si trova la Terra, ma anche prima, se andiamo a vedere un altro, cioè, vedete che si trova esattamente nella posizione sottostante. Sono dal vivo, ragazzi. Questo è veramente molto, ma molto ridicolo, cioè è assurda una cosa del genere. Cioè, ma vi stanno prendendo per i fondelli in piena vista. Guardate qui, è sotto, sta scorrendo il tempo, non è. Non sto facendo nulla di straordinario, sto solo analizzando un video live fatto il 5 maggio 2022. Che vi devo dire, ragazzi? Proprio in piena vista, vi prendono per i fondelli e voi manco ve ne accorgete. Qui, come vedete, la Terra si trova sotto, sta girando, o meglio, sta girando l'immagine, non certamente la Terra, perché la Terra è ferma ed immobile, mentre qui, coi loro fotomontaggi, fanno degli errori madornali. Qui si trova a 90 gradi di differenza, è una live, cercatevela, pochissime visualizzazioni, ma questa è quello che vi spacciano come live. Non ci siamo, ragazzi, non ci siamo. E qua, come vedete, è sempre attaccata lì. Ok? Non c'è nessun montaggio, andate a cercarvelo. Va bene? Ciao! Vi lascio il link nella descrizione.